Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Slap the Fly. E anche oggi siamo in compagnia di Steph e Fereniki. Quindi passate anche dal loro canale ad iscrivervi, mi raccomando. Anche oggi, come insetti, dovremo sopravvivere quanto più a lungo possibile. E come umani, dovremo seminare distruzione fra quei pestiferi rompiscatole. Buona visione! Lianne! Sono qua, guarda, sopra! Guarda che bella tortina che c'è da mangiare! Ah, credevo, guarda che bella vecchina che c'è da mangiare! Non è tanto bellina la vecchina! Non potete mangiare nemmeno la mia torta! L'ho fatta con tanto amore per i miei nipoti! Stia calma! Un assaggino, non dai! Non potete, che no. Poi mi va male la torta! No, si fidi, va tutto! Ah! Vada via! La stavo condendo! Ma non è buona! Ci dica gli ingredienti un attimo, ci dica gli ingredienti, con che cosa? Distraila, sto mangiando l'altra torta! Non si... Bravo! Che buona sta torta! Che diceva? Fere, ma ti sei accorta che sei... Se ne è accorta, dici? Scusate, sono un po' vecchia, mi ero dimenticata di aver... Tranquilla, beccala, Steph, vai Steph, vai Steph, stai veloce! L'ho beccata, mangio l'altra torta! Ok, attento, Steph! La distraggo io, aspetta, la becco io! La becco su una vena varicosa! Ok, finisco questa torta! Attento, Steph! L'ho beccata! Aia, sono bassissimo! Aspetta! Nonnina, okay, una torta l'abbiamo mangiata! Ok, a posto! Aia, potete inveire contro una... Ma tanto lo facciamo per la tua linea, fidati! Ma solo per i miei nipoti! Tutte le nonnine dicono così. Esatto. Steph, beccale una verruca. Ok, vado. Vai via, andate via, brutti. Beccata, a posto. Sto mangiando, scappo. Veloce, attento. L'ho quasi finita, la distraggo. Distraila, veloce. Andatevene via. Quasi fatto. Salvato l'ultimo. Non è giusto, però ci sono troppe torte. E donnina, anche lei mi cucina un casino di roba, scusi. Forse ho esagerato, mi sono lasciata prendere la mano. Si è lasciata prendere la mano anche con la scopa, mi è arrivato sulle gengive. Sì, ho finito anche la seconda, Lonne, ci manca solo tre. Ok, accolta. Uno la distrae, l'altro attacca. Vado. Andate via. No. La pungo. La punta? Allora, la punta anch'io, veloce. Non vi ammazzo. Quindi. No, ci vuole bene. Dei patti, mi lasciate una torta e io vi lascio la vita. No. Che gentila. Sì. Non possiamo rifiutare. Becca la becca veloce. L'ha fatta davvero buona. Sono fortemente punta, non è giusta. Steph, ho trovato il trucco della vita. Sto mangiando la torta da sotto il tavolo. Bravissimo. Ma come fai a mangiare? Dove sei? Nonno mi ha ucciso, attento, nonno. Ah, l'ho mangiata. Attento. Ce l'ho fatto, ho mangiato la torta. Sì, ma sto malissimo, era troppa. Oh. Però era buona. Parole. Lonno, adesso ci metti 2 settimane a digerirla. Oh, sto malissimo. Si entra di traverso. Oh. Devo andare in bagno, aiuto! Corri! Signorina, scusi, quell'hamburger che ho chiesto, porca di quella porca, un po' di rispetto per i topi! Perché nessuno mi degna d'attenzione? Signor topo? No! Lei non può stare in questa cucina! Faccio parte del staff! Se ne vada immediatamente! Mi ha assunto la McDonald's, stia buono! Non è vero, mai glielo dico io! Aia, mi hai morsicato! Non ti ho morso, sei scivolato! Ti riarredo tutto il locale! Ti spacco a te al locale! No, aiuto! Tutto te lo riarredo! Dannato topo! Sono un arredatore! Non puoi fermare la mia moda, il mio stile! Mi hai rimorsicato! Mi pagano solo se ti ammazzo, quindi vieni qui. Ma vieni, no, qua, mi servono i... Forse ti pagano se mi aiuti ad arredare. Ciao Fere. Assolutamente no. Ciao donna ragno, come stai? C'è pure un ragno adesso. No, Fere? Assolutamente no. Gli posso fare qualcosa? No, non mi puoi morsicare tu. Lo morsico io, eccolo. Non provare a morsicare il topo, vai. Allora. Fere, corri in bagno. Adesso non può arrivare in bagno, c'è troppa puzza. Vediamo se non posso arrivare. Fidati che appena entri ti fai male. Dove siete? Vado. Guarda la sedia che ci spacca in faccia, brutto topo. No, peccato. Tratto in inganno. Dov'è? Fere, chiudilo dentro. La puzza lo ucciderà. No, okay. Aia, ma che mi prendi con le mani? Ah, io mi mangio 2 patatine intanto, Tranquilli, che sono buonissime 3 patatine. Io scappo dal bagno. Dov'è quello che mangia le patatine? Con un cognato, scusate. Dove sei a mangiare le patatine? Da nessuna parte, tranquillo. Dov'è il topo mangiando patatine? Guardi, è pieno di patatine qua, io approfitto. Sì. Brava Fere, mangiatene 2 anche tu. Prendo pure io, ormai prendo pure. Mangia, tranquilla. Tanto quello è gnucco, un disinfestatore gnucco. Ah, c'ho trovato! C'ho trovato! Eccomi, lo spray uso! Mi rifugio qua dietro. Non mi ha visto, mi è passato in parte. Dove siete? Ok. Il ragno l'ho steso. Fere, dove sarai? Oh mio Dio, dove sarai mai? Andiamo via. Salvata Fereniki. Andiamo via. Ma guarda te. Ecco il topo. No, au, maledefico. 2 volte. Mi ha morsicato. Non ti ho morsicato. Sono le patatine che ti hanno fatto male, chiaramente. È per colpa tua, perché le infetti. No, non è vero, le sto condendo.
Adesso... aiuto, mi si è sminchiato tutto. Dove per un secondo. Dove sei? E sto arredando ancora, mi è salito il momento Ikea. Ho delle patatine per te. Vieni. Che paradossalmente queste sono vere sedie dell'Ikea, sono quelle che ho a casa. Ma vabbè, non importa. Ma dove vi siete nascosti? Da nessuna parte, da nessuna parte. Miseria. Dove saremo mai? Dove saremo mai, Steph? Secondo te... Ma ci hai visto? No, non vi ho visto. È tre ore che ti seguo. Steph, dove sei? Dai, prendo... perché non ci vedi? Mi stanno prendendo in giro. No, ti ho anche morso, Steph. Allora, piazzo questo qua. Cosa stai combinando? Che sto combinando? Morso di nuovo, via le fughe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Allora, scappiamo. Allora. Patatine. Scappiamo. Aio. Ok, mancavo. Volevo solo delle patatine io però. Ho trovato lanciafiamme. Sono un fantasma io. Buongiorno. Lo vedo, guardalo. L'ho visto che... Guardi che non si cucinano così gli hamburger, la vedo là dietro. Esatto, cioè non va bene mettere i ragni negli hamburger. C'è la dipendente che continua a lavorare, lei per modalità fottesega. Io non so cucinare bene, perché sono qua per disinfestare. Infatti non mi hanno spiegato come cucinare, ho provato un Guardi, il topo lo può aggiungere all'hamburger, hanno detto tutti i clienti che è buonissimo. Ah, sì, è piaciuto? Si fidi, si fidi. Meno male. Il ragno magari nelle patatine, le zampette. Buonissime, buonissime. Croccanti, croccanti. Sì, sì, sì. Buonissime. Guarda, cioè, guarda, vado a un McDonald's intanto che facciamo pausetta, se volete. Buongiorno studente, cosa sta studiando di bello? Siamo in biblioteca, un po' di silenzio. Beh, che cos'è lei? Signor studente, cos'è sta roba? Cosa sono? Cioè, io sono nato Faccia così, una ricerca un attimino. Vada via, le tiro la valigettata sulle gengive. Faccio una ricerca per la mia amica. Io non dai, so perché sono un topolino nato dentro. Via, andate via, andate via, maledetti. Su Google. Ah, via, pussa via. Mi sa che non è molto pacifico. No, volevo dargli una sedia per sedersi in mia difesa. Non è di quegli studenti pacifici, no, è molto. Cosa sei? Ma che è sta roba? Che fa le manifestazioni. Via, 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 pussa via. Attenta a fare. Allora, mi scusi, sono troppo pesante per volare. Cosa ce l'ha con le persone troppo pesanti? No, io sono a favore della diffusione della pesantezza in Italia. Guardi, le tiro anche un oggetto pesante. L'ho mancata. Guardi a me invece, sembra un'altalena, mi vede? Guardi, la voglio vedere meglio con la mia valigetta, dov'è lei? No, Guardi, mi dia il tempo di prendere un libro un secondo. Ok. E cosa vuole fare, studiare un po'? Sì, c'ho proprio voglia di studiare un attimino. Meno male. La mira, studio la mira. Si faccia un po' di cultura, il peso della cultura. Sono sempre arrabbiati sti studenti, guarda. Sempre nervosi, guarda. Noi animali. Devo pagare le tasse universitarie, venite qua che avvaligettate proprio. Venga qua, Spider-Man dei poveri. Mi lasci in pace, mi lasci in pace, guardi come volo via, altro che dei poveri. Ah, sì? Sono meglio di Spider-Man. Dov'è? Venga qui, dove è andato? Tiro tutti i cosi. Tanto mia nonna è la donna delle pulizie, tanto mi odia comunque, perciò. Guardi, è arrivato quel mostro lì a fianco a lei. Au! Mi ha beccato, signorina, mi ha beccato. Che bello, au, mi ha fatto malissimo. Si goda un po' la natura. Dov'è? Venga qua che le tiro un po' di natura. Signorina, venga qua. C'è una trappolina. C'è un punto di ritrovo per insetti strani. No. Guardi lì. Non mi piace. Ma le ho fatto anche il rifugio con le sedie, così nessuno lo disturba. Anche quei libri, così sto. Ma è una casetta? Sì, è una casetta. Vada. Posso provare? Ma vada, sì, tranquillo. Okay. Grazie. Ve l'ho detto che non ti. Adesso ho gli occhiali, così riesco a vedervi. Ma guardi, ma riesco a saltare anche da morto. Ah, sì, aspetti che trovo un lanciafiamme. Oh, no, un lanciafiamme. Lanciafiamme, vieni qui. Aiutami tu. Fede. Ragazzi, beccatevi una botta di cultura rovente. Dove siete? No, aiuto. Il caldo abbraccio della cultura. Dove siete? Dove sei? Fede, dove sei? Vieni qua. Ti sbruciacchio per bene col potere della cultura. Mi ha ucciso. Hai lasciato vincere davvero lo studente? No, ha vinto la cultura. Lasciato vincere. Ti volevo vedere a te con quel lanciafiamme. Ok, mentre voi litigate io scappo, che c'è tipo la biblioteca in fiamme. Ciao ragazzi. Lascia così e vai via. Rispetto. Scusi, vecchina, è qui per il colloquio di lavoro? Scusi, signora. Chi parla? Signora, sono qui, signora. Metta giù la scopa, non faccia le pulizie, sono qui. Signorina, signora, qua la scrivania. La pina, dall'altra parte. La signora mi sta disordinando l'ufficio, signora, scusi. È un po' vecchia, ma la vista... Il fatto è che non riesco a sedermi, quindi posso stare così. Oh, brava, si può stare anche qui. Allora, buongiorno. Sì, ma mi ha disordinato tutto l'ufficio, ma porca... Di quella porca. Lo so, sono un po' sbadato, un po'. Ah sì, anch'io sono sbadato, ogni tanto pungo le vecchine, scusi. Allora, io ero qui per fare un colloquio di lavoro, però non per prendermi. Se vuole questo lavoro mi deve dire che cosa sono. No, che cavolo è? Guardi, lavoro con sto tizio da 10 anni, non so ancora cosa sia. E puzza. Sì, ne ho capito anch'io. Deve indovinare, altrimenti non l'assumiamo, mi spiace. È un topo coscinella. Un brufolo, un brufolo, la signora aveva un brufolo. Au! Le stavo schiacciando un brufolo amichevolmente. Non solo mi avete mangiato le torte, mi avete fatto diventare povera perché non ho più nulla in casa. Oh, sa di noi, Steph, sa di noi, ritirata.
Fuggi. Quindi smettetela di farmi del male. Scusi, ma lei si sta arrabbiando col mio cugino Ape? Io sono una creatura molto strana e particolare, quindi non le si sarà sbaglia. Il primo a morire. Non ho mangiato nessuna torta. Ma come? Quanto odio. Steph scappa, Steph scappa. Sono un po' lento. Attento alla vecchina, attento alla vecchina. Beccale le verruche, tutte le verruche, che poi muore per esplosione di verruche. Mi sono rintanato. E io sto cercando di inseguirla, ma è una roba. La becchina salta dovunque. È posseduta da Satana. Ecco qua, mi ha steso. Così pari. Dammi una mano. Aspetta, mi rifugio qua sopra. Donne, sul proiettore io. Fammi una rianimazione. Vuoi respirazione bacca bacca? Sì, esatto, ti prego, in fretta. Grazie. Ho una cosa per voi. No, attento la becchina. Però perché non sono tornato? Aspetta. Come non sei tornato? Aspetta no, un secondo. Mancava un altro po'. Ah, veloce, fuggi, che c'è la vecchina malefica. Allora, scappo. Ho deciso. Scusi, mi ero dimenticato di beccarla. Ho detto di non mordermi. Era l'iniezione per curarla. Allora. No, non ho bisogno di nessuno la sta mordendo, abbiamo dei pungiglioni. Ah, mi ha tirato la natura. Ho tirato una pianta in testa all'on. Ma mi ha fatto malissimo. Ecco il mio pungiglione. E io mi rifugio sulla spalla della signorina qua. È arrabbiatissima. Non attaccherà mai la signorina. Non vi vedo più. Ah, bella tattica. Io la vedo, vecchina schifosa, io sono qua. Allora, io vado qua, ok. Aia! No, non mi ha visto. Mi ha visto tantissimo! Mi ha preso attraverso il tizio, però, non è possibile. Aiuto! Scappa! Salviamo le api! No, la vedo dovunque, ma guarda che roba! Ma stia buona! Ma sei troppo in alto, non arrivo a prenderti, ma come... Guardi, mi piacciono le luci, sto qua sopra. Steph! No, dai, perché lo devi rianimare? Aiuto! È dovunque. Mi serve ancora un bel po'. Vieni, aspetta, arriva. Controlla che arriva la vecchina. Credo che arriva la vecchina. Nulla, non vedo. Vi vedo offersi. Solo i piedi del tizio. Steph a posto. Scappa. Allora, attento, Steph è proprio lì davanti. Eccomi. Quanto è brutta la vecchina. Io mi nascondo. Cioè, quanto è bella e gentile, volevo dire. Cerca di nasconderti da qualche parte. Ok, questo capendo nel muro è un giocattolo per insetti. Okay. Davvero? Dove? Andate. Lon, guarda. Questo è bello, eh? L'ho messo per voi come regalino per far parte. Però è da osservare. Bellissimo! No, bell'errimo! È arte moderna? Sì. Carino! Attento alla vecchina, non ci casco mica! Sono un'ape istruita io. Sono un'ape molto istruita. No, io... sei un'ape, non dovresti sapere nulla. No, io ho la coda da scorpione, cara. Ah, sì? La coda da scorpione, sì, t'ho visto. Faccio venire delle malattie gravissime. Ma sì, ma non glielo dica, che già è vecchia. Tanto ormai ha un piede nella fossa. Ormai sfrutto le mie ultime ore per uccidere Dieci a voi secondi, ah, sì. Beccata. Ce la facciamo. Guarda che roba. Oh mio Dio, ho trovato la fiamme. Steph, scappa. Aiuto. È impazzita. No, mi ha ucciso l'ultimo. Io sono salvo. No, per uno. Guardi che mia cugina lavora al WWF, la denunzio. Ma come ci siamo rifiniti qui dentro? Ma non lo so. Ho visto una lucina, sono andato a sbattere e mi sono ritrovato qua dentro. E quando vi posso uccidere? La parte più bella. Allora, ma ancora, ma ce l'ha ancora con noi. Ma è la vecchina di prima, secondo me, Steph. Sì, sono sempre io per tutti i dispetti che mi avete fatto. Si è arrabbiata perché non l'abbiamo assunta. E sì, ma è ex dipendente dell'ISIS, la signorina. Guarda, bombe dovunque. Mia, queste bombe ogni volta. Guarda. Steph, dove sei? Attento alle bombe. Sono qua con te. Sei dritto stavolta, non ti sei imbriacato. Ok, aspetta. No, sono dritto. Ok, guarda. Le cose, ma solo al kamikaze. Sono passato. Ui, vai Steph, bravissimo. Anch'io. Attenta alla gente. Ma di male tarda. Che il tempismo non è il suo forte. Ok, perfetto. È vecchina, insomma, c'hai i riflessi, esatto, a schifo. Esatto. Vai Steph, esatto. Si mi sta puntando. Attento. Vedi che disgraziato. Io passo. Bravissimo di qua. Bravissimo, ok. Ok, attento ai laser. Laser! Oh mio Dio, no. Ah, dai, sono pochi. Sono pochi? Ok. Sta finendo lo stipendio, non è arrivata ancora la pensione. Cos'è? Steph! Bellissima. Che affumicata, non ti ha tirato. Mi ha bruciato. Stai ma bene? Come si permette? Non sto bene. Sì, oh. Mi ha bruciato. Roba da ustionarsi quasi, Steph. Ah, sei ritornato qua subito, riecomi, ok. Riecomi. Oh, ripassaci per essere sicuro che fosse quella la trappola. Se vuoi. Ma guarda, che scemo. Ho avuto già una bella esperienza. Wow. Mamma mia, ok. Pazza con questo fuoco, eh. Oh. attento. Ehi. Guarda, se avessi due wurstel te li butto su, però. Aspetta. No, mi bastate voi cotti. Stiamo attenti Steph, a queste asce. Attento, Steph, attento. Ui. Oh, qua non passeremo mai, Steph, è pericolosissimo. Ha combinato una dinamite alla cosa che gira. Guarda che furba, tocca passare sopra. Attento. Sì, ok. Ok. Vado? Vai. Vado. Ui. Ok. Ui. Steph. Aspetta. No, ero quasi passato. Anche a te? Sì, mi hai ingannato all'ultimo. Da zero?
Ma sì. Porca miseria. Abbiamo, veloce, 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 abbiamo veloce. Poco più di un minuto, Steph. Ce la possiamo ancora andiamo. Fare? Andiamo. Veloce, veloce. Sono rimorto. Ah, anch'io sono rimorto. La mia vita, ve lo dico, è difettosa. Non funziona? No, 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 ah. Non posso azionarla, non so buona perché. Buona sapessi. E la vecchiaggine è troppo forte in lei. Sì, probabilmente okay. Mi sono dimenticata di azionarla. Non ci sono più i vecchi dinamitardi di una volta. Esatto, non ci stupisce, non ci stupisce. Allora, attento al fuoco. Che ogni volta mi fa una paura incredibile. Poi passiamo veloci qua. Aspetta, aspetta. Paura, paura. Di nuovo. Steph, ti ha pigliato? Ma sì, come? Quella parte è difficilissima. Io non ho fatto nulla, neanche c'ero. Allora, aspetta, visto che la dinamite non funziona, faccio il furbo e passo da sotto. Aspetta, ma sei più avanti. Via, 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 via. Ok, cose che Steph, ce l'ho fatta. Ah, aspetta, ci sono laser dovunque, Steph. Prova ad aspettarmi, prova ad aspettarmi. Ti aspetto perché ho paura. Vado velocissimo. Mi sembra che vada più veloce del solito. Okay. No, 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 un'imbrezione. Una l'ho fatta. Ui. Ce l'ho fatta, eccomi. Ciao, eccomi. Steph, attento ai laser. Ciao. Attento ai laser, sono dovunque. Sono morto. Come sei morto? Ma come? No, Steph. No, ho beccato anch'io un laser. Mi sono girato e c'era il laser. Qui è andato il laser di nuovo. È ritornato all'incubo del laser. Non ce la faremo mai. Maledetti laser, ci hanno fregato di nuovo. Steph. Sto andando veloce, ma non ce la faremo mai. Possiamo ancora farcela, ci devi credere. Devi crederci. Sì, credete solo nella vostra morte. Sono morto. Aspetta, aspetta, lame, laser. Ah, paura. Ce la faccio. Ce l'ho fatta. Ok, sono passato. Ah, mi ha creato il laser. Ecco, abbiamo perso. Finalmente ho la mia vendetta. Abbiamo perso. Malefica vecchina ha vinto. Che bello. Dannazione, si è vendicata di nuovo. Ah, Efrenike, la vecchina enigmista, colpisce ancora. Le sue stanze del terrore mietono vittime come non ci fosse un domani. Ma purtroppo anche per questo episodio è tutto, quindi fate un bel salto sul canale dei 2 Players One Console. Il link li trovate in descrizione come al solito. E non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace per continuare la serie. Condividete i 2 Players per il canale crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao.